Buon pomeriggio, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. In primo piano la cronaca, chili di cocaina e estorsioni ai commercianti di Trigiano, 8 arresti dei carabinieri nella notte. Un agguato per un debito di droga, estorsioni a due commercianti e più di 150 episodi di spaccio. Sono i reati contestati a 8 persone arrestate oggi a Trigiano dai carabinieri. 6 persone sono in carcere, 2 agli arresti domiciliari. L'indagine coordinata dalla Procura di Bari è partita il 12 gennaio di 2 anni fa, dopo il ferimento di un 39enne raggiunto da colpi di arma da fuoco per una partita di droga da 500 euro non pagata dalla vittima. Per l'agguato erano già stati arrestati 2 presunti esecutori materiali e oggi i militari hanno portato in carcere il presunto mandante, un 31enne e un altro 39enne accusato di detenzione illegale di arma da fuoco. Le indagini successive al ferimento hanno consentito di scoprire ulteriori presunti illeciti commessi sempre a Trigiano dalla stessa vittima dell'agguato, oggi destinataria dell'ordinanza d'arresto. L'uomo risponde di detenzione spaccio di cocaina e di tentata estorsione ai danni del titolare di un panificio del centro storico del comune, minacciato ripetutamente anche di morte con frasi del tipo "ti taglio la testa e ti faccio chiudere il negozio", oltre a richieste di soldi, birra e focaccia. Lo stesso 39enne è indagato in concorso con un'altra persona per aver rubato attrezzi di lavoro ad un elettricista, al quale avrebbe poi tentato di estorcere 1.500 euro per la restituzione degli arnesi. Estorsione non andata a buon fine perché l'elettricista ha denunciato. Gli accertamenti dei carabinieri hanno anche documentato tra gennaio e aprile del 2020 più di 150 cessioni di droga. Gli indagati rispondono a vario titolo di concorso in lesioni personali aggravate, porto e detenzione di armi comuni da sparo, spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, furto aggravato e ricettazione. L'impianto accusatorio è stato totalmente accolto dal GIP, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa. La Procura di Bari ha chiesto la condanna a 10 anni di reclusione per l'oncologo barese attualmente sospeso Giuseppe Rizzi, 66 anni, ex dirigente medico, imputato con l'accusa di concussione per aver raggirato 16 pazienti terminali. Il professionista, e l'ipotesi accusatoria, si sarebbe fatto pagare fino a 7.000 euro per ogni iniezione di un farmaco che diceva miracoloso, dando così ai malati false speranze di guarigione e costringendoli a pagare centinaia di migliaia di euro per prestazioni sanitarie alle quali i pazienti avevano diritto gratuitamente. Rizzi, agli arresti domiciliari da maggio dell'anno scorso, avrebbe agito con la complicità della compagna coimputata, l'avvocatessa Maria Antonietta San Cipriani, che gestiva un CAF a Bari adibito all'occorrenza abusivamente ad ambulatorio medico. Per la donna, il PM Marcello Quercia, che ha coordinato le indagini dei carabinieri e guardia di finanza, ha chiesto la condanna a 4 anni di reclusione. Cambiamo argomento, nuova sede del CNR nell'ex manifattura tabacchi è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. Il nuovo campus ospiterà 180 laboratori di sperimentazione e quasi 1.000 ricercatori. Indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione nella porzione della ex manifattura tabacchi da destinare a sede del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, per un importo complessivo a base di gara di 32.397.000 euro, IVA esclusa. La notizia da quest'oggi sul sito di Invimit chiarisce come gli operatori economici invitati siano stati selezionati a seguito dell'avviso esplorativo finalizzato alla individuazione dei soggetti interessati. Il nuovo campus, lo ricordiamo, ospiterà 180 laboratori di sperimentazione e quasi 1.000 ricercatori, oltre a laboratori, biblioteche, aule e centri di elaborazione dati. Al suo interno si svolgeranno attività di ricerca, ma anche di formazione e consulenza tecnologica delle imprese, nonché attività di disseminazione e sensibilizzazione alle discipline STEM, scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, rivolte a scuole e a tutta la comunità. Il progetto riguarda il recupero di una superficie lorda di circa 19.000 metri quadri in cui collocare i 16 istituti dell'area di ricerca di Bari. Le aree interessate dell'intervento, attualmente inutilizzate, sono di proprietà del fondo I3 Università, gestito da Invimit SGR SPA. Ed è stata inaugurata questa mattina a Tecnopolis la nuova sede del Dipartimento Provinciale di ARPA Puglia, il servizio di Michele De Nora. Qui lavoreranno insieme fisici, biologi, ingegneri, chimici,
Quindi è un moltiplicare le competenze. L'ambiente è un fenomeno complesso, questa complessità ha necessità di essere valutata adeguatamente. Così il direttore generale dell'ARPA Puglia, Vito Bruno, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del Dipartimento Provinciale di Bari nel Parco Scientifico di Tecnopolis a Valenzano. 3 le unità operative complesse con 2 poli di specializzazione, tra questi il polo di specializzazione alimenti, l'unità agenti fisici per la fonometria e i campi elettromagnetici e il polo di specializzazione radiazione ionizzanti dedicato alla memoria del dirigente fisico Luigi Vitucci, deceduto lo scorso anno. Oggi bisogna dire che è un giorno importante perché finalmente inauguriamo questa sede nuova del Dipartimento, una sede dignitosa. La nuova sede ospita sia i nuovi uffici che i laboratori. I laboratori che sono strutturati sui vari piani con varie tematiche, quindi ci occupiamo di controllo ambientale ma anche di controlli sugli alimenti, quindi per tutelare la salute pubblica e quindi i consumatori. La stessa ha commentato anche lo stato dell'acqua sul litorale barese. La balneazione appunto viene controllata periodicamente, interveniamo noi con i campionamenti e con i controlli e comunichiamo tempestivamente gli esiti e in base ai nostri esiti poi si adottano i provvedimenti e quindi dare il nulla osta oppure continuare a mantenere il divieto di balneazione. E adesso ci colleghiamo con la nostra redazione social dove c'è per noi Tiziano Tridente. Tiziano, buon pomeriggio. È proprio sicura? Ha visto bene il prezzo? Questa la risposta data un automobilista nella mattinata di oggi alla richiesta della donna di un pieno di metano. Sul nostro sito internet abbiamo raccolto una segnalazione arrivata da Bari città, ma al netto della coscienziosa considerazione dell'addetto impegnato nella stazione di servizio barese, la situazione è uguale in tutta Italia. La fotografia che accompagna il racconto non lascia spazio a dubbi. Oggi un chilo di metano servito al distributore barese costa 2,49 euro, sulla statale 100 in provincia 2,80 euro e oltre. Il prezzo del gas naturale in pochi mesi è più che raddoppiato, conseguenze, dicono gli esperti, della guerra in Ucraina e della crisi energetica. È tutto, Cristina, a te. Grazie Tiziano Tridente, andiamo avanti con le nostre notizie. La direzione marittima di Bari celebra il 157esimo anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto. Per l'occasione questa mattina si è svolta nel Molo San Nicola la cerimonia solenne dell'alza bandiera e poi la deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti in mare alla presenza del direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Ionica, il contrammiraglio Vincenzo Leone, poi il prefetto di Bari Antonia Bellomo e l'assessore allo sviluppo economico del comune di Bari Carla Palone. La fanfara del Comando Marittimo Sud ha accompagnato la cerimonia militare. E intanto proseguono i lavori di rifacimento dei marciapiedi al quartiere Libertà, ma non tutti i residenti sono contenti del risultato. Vediamo. Rifacimento dei marciapiedi in via Crisanzio nelle vicinanze della Chiesa Redentore che al termine dei lavori porterà al completamento dei circa 1350 metri di marciapiede del quartiere Libertà. Proseguono i lavori, ma alcuni residenti della zona ci segnalano la presenza di mattonelle appena posizionate e già traballanti, oltre alla presenza di numerose piastrelle rotte nelle vie adiacenti. Hanno ragione perché alcune realizzazioni sono state già contestate dai nostri tecnici, quindi verranno sostituite nelle prossime giornate. Abbiamo anche riscontrato che ci sono dei mattoni anche rotti, oltre che qualcuno traballante, magari anche risalente a installazioni di qualche anno fa, anche questi sono oggetto di contestazione. L'intervento resta un intervento comunque importante per quel quartiere perché stiamo sostanzialmente rifacendo a distanza di tantissimi anni dei marciapiedi obsoleti, con l'occasione realizziamo anche delle condizioni di comfort legate ai bulb out, agli allargamenti che facciamo in corrispondenza degli incroci e queste consentono di poter allocare delle rampe per disabili più agevoli e soprattutto di scongiurare quella sosta in corrispondenza degli angoli che era di nocumento e di danno soprattutto alle svolte degli autoveicoli. Si chiama Jam Session l'iniziativa che un gruppo di giovani creativi di Trani ha organizzato tutti i martedì su un lido nella costa nord di Bari. Ce ne parla Massimo Pillera. Siamo qui a Sunset Beach e per me è una gioia incredibile vedere questo
tutta questa gente che sta arrivando per questo evento, che è la Jam Session, un appuntamento che unisce sia chi ama suonare degli strumenti o chi è comunque un artista. Abbiamo esposizioni di opere d'arte, oggetti fatti handmade, insomma, Jam Session nasce perché essenzialmente volevo far esprimere una persona. Purtroppo questa persona non c'è più e, che dire, perché non far esprimere tutte le altre persone che hanno bisogno di un palco, hanno bisogno di un pubblico alla quale far vedere tutto quello che sanno fare. Noi vi aspettiamo, io e Christian che è qui con me, e lo salutiamo. Ciao. Quando ci vediamo? Martedì prossimo. Martedì prossimo, sempre qua a Sunset Beach. Noi vi aspettiamo. Ciao. E siamo allo sport, sarà Parma Bari ad aprire il prossimo campionato di Serie B. I biancorossi faranno il loro esordio al Tardini venerdì 12 agosto alle 20:45. La prima al San Nicola si giocherà invece venerdì 19 agosto sempre alle 20:45. Per tutti gli aggiornamenti dal ritiro ci colleghiamo invece da Roccaraso con Christian Siciliani. Christian, buon pomeriggio. Sì, buona giornata da Roccaraso, si è conclusa la consueta seduta mattutina, una seduta prettamente atletica, tutti a disposizione di mister Mignani, e prosegue anche la fase di recupero Giacomo Ricci. Questa mattina ha lasciato il ritiro di Roccaraso il presidente Luigi De Laurentiis, ieri lungo summit di mercato con il direttore sportivo Ciro Polito per delineare le strategie future. Attendiamo almeno 6-7 acquisti per quanto riguarda il mercato in entrata, soprattutto l'arrivo anche del tanto atteso centravanti con Simi, che al momento non appare la prima scelta. Si movimenta anche il mercato in uscita, perché di fatto qui dal ritiro ne usciranno almeno 10 di calciatori attualmente in rosa, e il giovane Ametai classe 2002 sta per passare in prestito al Monopoli. Ci sono delle voci anche su Mane, il difensore che ha disputato l'ultimo campionato con la Primavera del Napoli, che piace tanto al Limolese. Queste anche le notizie per quanto riguarda il mercato in uscita. La squadra si ritroverà questo pomeriggio alle 17 per una seduta pomeridiana prettamente tattica, sempre chiaramente a disposizione di mister Mignani. Per il momento è tutto, studio. Grazie Christian Siciliani, e per questa edizione del telegiornale è tutto. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Il meteo è offerto da Oropan. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni di Travimeteo. Ennesima ondata di caldo sull'Italia, eccezionale, un'ondata che sarà veramente storica nei prossimi giorni su tutto il paese, per l'alta pressione africana che veicolerà correnti di aria bollente dal deserto del Sahara verso le nostre regioni. Temperature veramente elevate non solo dell'atmosfera ma anche dei nostri mari, prossime ai 30 gradi sul Mar Ligure e sul Tirreno, tutto dovuto appunto a tante giornate soleggiate e di caldo intenso. Andiamo a vedere quello che succederà con la mappa della nuvolosità. Un giovedì di cieli sereni o poco nuvolosi, nulla da segnalare. La prossima immagine ci conferma il sole, solo qualche locale temporale di calore durante il pomeriggio sulle Alpi settentrionali. Il caldo sarà opprimente in particolar modo in pianura padana e sul medio Tirreno, sulla Toscana punte prossime ai 40 gradi, sull'entroterra toscano anche al nord supereremo i 36-37 gradi. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Travimeteo. Il meteo è offerto da Oropan.